siamo ad Ariccia, una cittadina dei Castelli Romani famosa per tante ragioni. Ma noi siamo qui perché da qui vorremmo far cominciare un racconto di briganti che non tutti conoscono, ma che è interessante persino per capire la nostra storia di oggi. Il brigantaggio fu un problema che interessò per secoli lo Stato Pontificio fino alla sua definitiva estirpazione, che si fa risalire intorno al 1825. Le principali bande provenivano dal Basso Lazio al confine con lo Stato Borbonico tra i Monti Lepini e i Monti Ausoni. Con il dilagare della disoccupazione, delle carestie, con le tante tasse e la leva obbligatoria imposta da Napoleone, scoppiarono ribellioni. E le montagne del Lazio meridionale si popolarono di disertori e di ricercati dalle truppe francesi di occupazione. Ai renitenti alla leva si erano aggiunti comuni avanzi di galera e disoccupati, che, riuniti in bande più o meno grandi, rendevano particolarmente pericoloso un viaggio attraverso la via Appia da Roma a Napoli. Un importante ricordo del brigantaggio della prima metà dell'Ottocento è conservato nel Palazzo Chigi di Ariccia. Si tratta di un rarissimo ritratto del terribile brigante Gasparrone, noto anche come Gasperone, nato a Sonnino, oggi in provincia di Latina, nel 1793. Troviamo ad Ariccia, nel cuore dei Castelli Romani, lungo il tragitto della via Appia Antica e poi della via Appia Nuova. Un territorio che è stato nel passato molto legato alla memoria del brigantaggio e soprattutto alla figura del brigante Gasbarrone, che qui veniva chiamato Gasperone. Ci sono molte storie, molte memorie che lo riguardano, per esempio quella più eclatante è il presunto tesoro che avrebbe seppellito nel parco annesso al Palazzo Chigi, il Parco Chigi. Ci sono infatti le grotte del brigante Gasperone e ci sono anche delle cavità nella parte alta del parco dove si dice che abbia seppellito il suo tesoro. Effettivamente si ipotizza una connivenza tra i feudatari, i principi Chigi, che dal 1600 hanno detenuto il feudo di Ariccia e il brigante Gasbarrone. Una testimonianza viva e concreta della presenza di Gasbarrone qui ad Ariccia è rappresentata da un ritratto che fu eseguito dal vero ad Ariccia il 23 settembre del 1825, come riporta una scritta sotto il ritratto stesso. Si tratta di un acquaforte, di un'incisione rarissima. Bartolomeo Pinelli, un grande illustratore romano, soprattutto illustratore della vita popolare romana e del brigantaggio, esegue un importante ritratto.
Gasperone era celeberrimo in Italia e all'estero, tanto da essere ricordato da Alexandre Dumas, che nel 1835 gli fece visita in carcere nel Forte Michelangelo di Civitavecchia, citandolo anche nel suo romanzo Il Conte di Montecristo. Stendhal, console francese nello Stato Pontificio, nel 1840 scriveva un amico da Civitavecchia: su 100 stranieri che giungono qui, 50 vogliono vedere il celebre brigante Gasperone e 4 o 5 Marie-Henri de Stendhal. Siamo a Sonnino, dove Antonio Gasperone nacque e dove visse l'infanzia, in montagna, a pascolare la mandria di famiglia. Rimane orfano del padre, Rocco, quando è ancora bambino, e continua quella vita dura, in montagna, con la madre Faustina, che perderà qualche anno dopo, i due fratelli e le due sorelle. Rimasto orfano, Antonio Gasperone compirà il gesto che cambierà la sua vita. Qui, proprio in questo portico di Sonnino, ucciderà il fratello della ragazza che lui ama, Michelina Rinaldi, e che la famiglia di lei, benestante, si rifiuta di dargli sposa. Da quel momento la strada del brigantaggio diventa per lui l'unica possibilità. In questa zona cominciano ad addentrarsi i briganti, ad associarsi tra di loro verso la fine del Settecento, quando con gli avvenimenti politici internazionali del tempo, cioè l'arrivo dei francesi in Italia, la fondazione della Repubblica Romana a Roma e della Repubblica Partenopea a Napoli, si sconvolge l'assetto politico. Queste bande, per poter sopravvivere, devono avere le risorse, quindi spesso anche le bande composte da persone che si erano ribellate sul piano politico o che non volevano partire coscritti nelle guerre napoleoniche, hanno dovuto ricorrere a fenomeni delinquenziali. Tra i protagonisti di questo brigantaggio noi abbiamo ovviamente Antonio Gasbarrone, sonninese, personaggio rilevante, che è passato nella mitologia perché è stato l'ultimo dei capi briganti pontifici ad arrendersi. Gli altri o sono stati ammazzati qualche tempo prima, o si erano arresi, o erano spariti col tempo. Questi avevano una straordinaria capacità di mobilità. Si spostavano rapidissimamente su questi territori perché riconoscevano le loro tasche. Erano per lo più pastori. Antonio Gasbarrone era un pastore di mucche, non di pecore. Però conoscevano i sentieri, conoscevano le montagne, conoscevano le strade, sapevano come muoversi, anche perché loro si muovevano di notte. Loro si spostavano di notte per evitare di essere individuati il giorno e quindi poter essere intercettati dalla forza, come si diceva a quei tempi. Agli inizi dell'Ottocento, al confine tra lo Stato della Chiesa e il Regno di Napoli, venne a formarsi una zona controllata da diverse bande di briganti, una sorta di triangolo della morte, come fu chiamato il territorio tra Sonnino, Valle Corsa e Monticelli di Fondi, l'odierna Monte San Biagio. Il Papa Pio VII e il suo segretario di Stato, il cardinale Ercole Consalvi, tentarono in ogni modo di debellare il brigantaggio, con le buone, cioè concedendo la grazia a chi si fosse arreso, e poi con le cattive, arrivando persino a ordinare per Sonnino la distruzione delle case dei briganti e dei loro familiari. Sonnino ricorda ancora oggi l'intervento presso il Papa di Gaspare del Bufalo, oggi venerato come santo, che riuscì a impedire la distruzione del paese cercando la strada della predicazione. Nel 1818, approfittando di una grazia concessa dal Papa, Gasperone decide di consegnarsi insieme ad altri briganti. Viene condotto a Castel Sant'Angelo, dove avrà anche modo di sposare Demira De Paulis, la sorella di un suo cognato. Con lei, da cui avrà presto un bambino, viene trasferito nel paese di Cento, all'estremo nord dello Stato della Chiesa. Ma l'animo ribelle di Gasperone lo porterà presto a fuggire per tornarsene a piedi sulle montagne di Sonnino, alla sua vecchia vita di brigante.
L'associazione Brigante Antonio Gasbarone nasce nel 2014, attualmente fa anche rievocazione storica, quindi con dei costumi fatti ad hoc, con delle armi a pietra focaia, ha un richiamo a livello territoriale anche per quelli che vogliono vivere la montagna e vivere l'escursionismo. Non per niente, diciamo, l'anno scorso abbiamo, nell'anno 2021, il 31 luglio, abbiamo inaugurato la nostra prima rete sentieristica, una rete sentieristica che non esisteva, viaggia parallelamente con quello che è la parte escursionistica, c'è anche un discorso cinematografico. Non per niente, già da un anno a questa parte stiamo lavorando per portare in scena in qualche modo con un vero film a soggetto il personaggio del brigante Antonio Gasbarrone. Il brigante Antonio Gasbarrone è l'unico brigante che muore di vecchiaia. Tutti gli altri, quindi Massaroni, Fra Diavolo prima di Massaroni, tutti questi briganti sono morti in qualche modo ammazzati. Dopo la morte della moglie e del figlio, Gasperone si sposerà ancora con Gertrude De Marchis. E forse anche per questo motivo, dopo un lungo periodo di delitti e rapine, cadrà in un tranello tesogli dal vicario di Sezze, Monsignor Pellegrini, che con l'aiuto di due donne, per conto del Papa, gli offre una grazia che in realtà sarà un arresto. Il mito del brigante Gasbarrone si deve al fatto che non fu un brigante particolarmente efferato, certo non era un galantuomo, però faceva le cose che facevano i briganti all'epoca. Il processo non fu un processo fatto in una maniera tale da essere considerato impeccabile, e fiorì soprattutto, cosa grave per l'Italia, questo mito fiorì in Francia. Questa volta la detenzione sarà lunga e verrà scontata nel carcere di Civitavecchia. Da Civitavecchia verrà trasferito nella fortezza San Gallo di Civita Castellana. Gasperone dovrà attendere la breccia di Porta Pia nel 1870, quando ha 77 anni, per poter essere amnistiato dal Regno d'Italia, e andrà ad abitare a Trastevere in via del Moro. Quando il brigante Gasbarrone venne a Roma, attraversando questo muro in questo preciso punto, ecco, quando venne a Roma trovò una cosa che neanche lui si aspettava, un'accoglienza come se il liberatore di Roma fosse stato lui. Non poteva andare in giro nei vicoli che tutti lo salutavano, lo abbracciavano, lo apostrofavano, perché il mito francese si era riverberato sull'Italia, su Roma in particolare. Le autorità pubbliche pensavano di risolvere la questione mandando via il brigante Gasbarrone, mandando il più possibile lontano da Roma, ma non risolsero il loro problema, perché il loro problema era quello che i romani avevano manifestato accogliendoli in una maniera così affettuosa. Tra l'altro, uno dei temi più imbarazzanti sotto il profilo storiografico è la mancata condanna del brigante Gasbarrone. Io penso che era una mancata condanna perché a distanza di così tanto tempo non esistevano prove evidenti, e si posero il problema nel processarlo, si posero il problema: ma come si fa una condanna a un uomo che è già un mito e per di più senza evidenze? We'll be right back.
In una Roma anticlericale, Gasperone finì presto per diventare un mito e quindi il governo italiano lo trasferì in un ospizio ad Abbiadegrasso vicino Milano. Qui morirà il 1 aprile del 1882, all'età di 89 anni. Il suo cranio, il suo fucile e i suoi abiti sono conservati nel Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso di Torino. A noi però piace ricordare questa controversa figura con le parole che Alexandre Dumas nel Conte di Montecristo gli dedica. Ebbene, è un bandito vicino al quale i De Cesaris e Gasperone sono specie di chierichetti.